Ciao riders e bentornati sul canale di Bikes for Eddie, io sono Eddie e nel video di oggi voglio raccontarvi come funziona un corso di guida in pista di Masterclass del mio amico Alessandro Celestini. Ora andiamo a caricare, ma prima di farvi vedere il video vorrei che faceste le solite tre facilissime operazioni, e cioè iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, attivare la campanella delle notifiche per vedere un nuovo video tutte le settimane, e se questo video vi è piaciuto e vi ha fatto passare qualche momento di piacevole divertimento in mia compagnia, per favore lasciate un bel pollice verso l'alto. E ora andiamo a caricare. Ecco, furgone caricato. Come avete visto però manca la cosa più importante, e cioè la moto. La moto che andiamo a prendere subito, la andiamo a prendere insieme al mio amico Roberto, meccanico, che eccezionalmente per questo fine settimana sarà il mio meccanico personale e dedicato, nonché mio ospite. Quindi rieccoci, siamo arrivati ieri sera, abbiamo fatto tutta la parte di accredito, questa mattina ci siamo svegliati di buon'ora, abbiamo fatto un po' di riscaldamento con gli elastici e adesso andiamo in pista dove inizierà il corso. Il corso prevede delle sessioni teoriche e delle sessioni pratiche in pista. Il mio istruttore per oggi sarà Davide Stirpe, che vi farò vedere e sentire nel corso del video per qualche consiglio anche per voi un po' più avanti. E ora è davvero il momento di iniziare, quindi torniamo in circuito. Allora, questa mattina abbiamo fatto in realtà due turni di guida insieme. Esatto. Io ho fatto prima un paio di giri dietro di te e poi mi hai fatto passare davanti. Perché? Allora, perché comunque avere il mio riferimento è sempre utile per tutto quello che abbiamo fatto al box, no? Che, come dicevo stamattina, è sempre la parte fondamentale di un corso, è quello che facciamo qui. Perché? Perché qui siamo calmi, tranquilli, riusciamo a capire dove dobbiamo lavorare, dove possiamo migliorare e gli errori che commettiamo, no? Quindi la parte più importante è al box. In pista andiamo solo a vedere quello che cerchiamo di trasmettere al box, in modo che lo vedi in maniera pratica, tutto lì. I giri dietro servono a me per capire a che punto sei, dove devi migliorare, quanto devi migliorare, se su posizione, linee, traiettorie, utilizzo gas, freno, insomma tutto quello che c'è. Sì. E poi c'è una cosa utilissima, che è il fatto che di fatto tu fai dei video, per cui ci filmi mentre sei dietro di noi e poi rientriamo al box e uno per uno commenti il giro dove stiamo sbagliando. Sì, esatto, perché quella è la parte dove tu ti rendi conto in prima persona di quello che fai, no? Perché io posso raccontarti quello che vuoi, però a parte la fiducia che hai, a parte ti fidi, però non ti rendi conto veramente, non tocchi con mano quanto puoi migliorare, se devi migliorare o magari dici sì, devo spostare magari la testa, no? Una delle tante cose. Sì. Però pensi che è veramente poco, col video ti rendi conto che è veramente tanto, no? E quindi saltiamo tanti passaggi che senza quello sarebbero tutti piccoli passaggi e ci metteremo magari. Infatti io ho la percezione di stare molto vicino al cordolo, poi vedo che in realtà ci sta un metro. Quella è un'altra cosa, perché lì vedi che stai frenando, scalando, la moto si muove, succedono tante cose. Tu sai che devi stare lì, perché ormai è tanti anni che vai in pista, sai che devi stare lì perché devi usare tutta la pista e tutto il discorso, però poi non lo fai. Appunto. Ma non lo fai non perché non vuoi, perché sei preso da mille cose e magari inizi a anticipare la curva e quando devi poi inserire veramente ti ritrovi a metà pista. E un'altra cosa figa che abbiamo fatto oggi è stato che di fatto non abbiamo praticamente mai guardato il cronometro, stiamo girando, non dico in relax, però senza esagerare, perché così abbiamo più tempo per concentrarci e provare a fare quello che ci stai spiegando di fare al box. Sì. Se dovessi dirti, nell'esperienza che hai fatto in questi giorni con Dark Race, ma anche nella tua esperienza personale di istruttori, quali sono gli errori più comuni che vedi negli amatori a cui fai i corsi? Ce ne sono 3-4 un po' fissi, tipici. Uno è quello più grande, vabbè, la posizione, perché molti, comunque il 90% vengono dalla strada, quindi alla fine la posizione strada è che tu sei seduto sulla moto e lei comanda.
pista bisogna cambiare quella cosa lì, dobbiamo comandare un po' noi, no? E la cosa è un po' rognosa, all'inizio, perché sì, ti cambia proprio il feeling della moto, ti cambia tantissimo, no? Quello è difficile. Un altro errore molto comune è quello che dicevamo prima, l'utilizzo della pista, cioè che quello che vedi succede anche a te dopo tanti anni di pista, che ti ritrovi a metà pista, non te ne rendi conto, tante volte non ci fai proprio caso. Le moto che va da una parte, la tua invece punta già dall'altra. Altra cosa molto comune, che non esasperando la frenata, la maggior parte dei ragazzi si sentono molto, molto lenti in inserimento, molto lenti prima di arrivare dentro la curva e quindi prima di arrivare al centro curva. E l'errore che si commette spessissimo è prendere il gas troppo presto per cercare di recuperare una staccata un po' troppo anticipata, no? Invece facendo così poi non solo non recuperiamo, perché puntando il gas, se stiamo a 70-80 all'ora manteniamo quella velocità lì, ma incasiniamo anche l'uscita, perché la moto comunque c'ha un trasferimento di carico e ci porta fuori linea, e quando è ora poi veramente di dare gas noi non siamo pronti, perché la moto non ha preso la direzione che vogliamo. Una delle cose che mi porto a casa, ma da una conversazione che abbiamo fatto a Misano, è che in realtà il trucco per andare più forte è ritardare tutto, cioè noi amatori, esatto, abbiamo fretta di frenare, fretta di prendere gas, fretta di uscire, in realtà così commettiamo un sacco di errori. Esatto. La prima cosa che tu consigli è ritardate tutto di 10 metri, di 20 metri, perché comunque, esatto, andrete più forte. Ovviamente dire, no, a, sì, un ragazzo che magari la prima, seconda, anche decima volta a Mugello frena dopo alla San Donato che arrivi a 300 all'ora, sì, magari con 1000, eh, è difficile. Quello che consiglio sempre è fai la frenata dove vuoi, ma l'importante è che non prendi mai il gas prima di quello che decidiamo, no, prima del punto che è giusto aprire il gas, perché se no facciamo tutto troppo presto e poi incasiniamo tutto l'uscita. Se c'è una curva dopo molto vicina ci troviamo scomodi, e quindi dove si può c'è da andare a frenare più avanti, ritardare tutto e mollare i freni nel posto giusto, non troppo presto, ma quella è sempre una conseguenza del fatto che abbiamo fatto una frenata troppo anticipata. C'è un'ultima cosa che ti vorrei chiedere, perché per me, me l'hai spiegata a Misano, l'ho vista mentre tu la facevi ed è stata illuminante. Io non, cioè veramente fatico a passare sui cordoli. Tu mi hai spiegato perfettamente che in realtà tu passi sui cordoli con grande confidenza, perché in realtà quando tu passi sul cordolo hai già fatto voltare la moto e ci passi in accelerazione. Quando io passo sul cordolo, proprio in virtù del fatto che non ritardo la frenata eccetera eccetera, ci sto passando ancora con l'anteriore appoggiato e quindi ho quella sensazione che mi prenda sotto e paradossalmente sto rischiando di cadere, mentre tu sei in piena sicurezza. Esatto. Ce la rispieghi ancora una volta? E la cosa è, per esempio qui a Mugello sfruttiamo anche tanti cordoli interni quando spingiamo, per esempio le biondetti, io passo dentro il cordolo interno nella prima sinistra e dentro il cordolo interno nella seconda, ma non perché faccio qualcosa di strano, è perché lì preparo tutto bene e quindi quando io sto praticamente entrando dentro il cordolo sto già in fase di rialzare. Hai la già moto. Voltato la moto? Ho già, la curva l'ho fatta prima. Uguale il cordolo esterno, quando io arrivo al cordolo esterno ci arrivo perché ho aperto il gas presto o comunque al punto giusto e mi ci spinge lei, ma mi ci spinge mentre sto alzando la moto, no? Quindi non sto cercando di forzare, tirarla, esatto, ancora a sinistra per esempio, ma sto solo accompagnando la moto dove vuole andare e quindi la sto tirando su e passo sul cordolo praticamente a moto dritta o quasi. Vabbè, e comunque se lo fai in piena sicurezza. Sì, certo, certo. Ci andiamo a cambiare? Facciamo la prossima sessione insieme? Entriamo, dai, un'oretta ce l'hai ancora, okay, verso le tre. Così recuperi i crampi. Infatti, mannaggia. Questo è quello che succede a non allenarsi. Non mi sono allenato per un mese, comunque crampi. Beh, poi oggi è anche caldo, afoso. Sì. Mugello è faticosa poi, a tutti i cambi di direzione, sì, ogni volta. E di nuovo, una cosa che mi colpisce molto è che nonostante la pista sia molto larga, la traiettoria da fare per andare sempre meglio è una. Se è sempre quella, una. Sei rovinato. È sempre una. Possiamo averci anche una pista di 100 metri, ma la traiettoria buona è una. Poi cambia a seconda dello stile di guida, ma finezze. Però ecco, in grandi linee è quello lì, non ci sarà mai una curva al mondo dove ci sono 8 traiettorie diverse. È giusto entrare a metà pista per esempio, sì, o non andare al cordolo. E quelle sono basi ormai. Anche perché le moto ti portano in qualche modo
a essere guidati in questo modo, sì. Anche se non stiamo estremizzando, quel discorso che facevamo questa mattina, noi non stiamo guidando molto spigolato per estremizzare la frenata, l'inversione veloce eccetera, stiamo cercando di guidare tondi, sì, però sì, di sì, fatto sì, i mille moderni ti portano a prendere la curva a tre quarti, cercare di alzarla, sì, prima per, perché ormai tanto le moto stanno salendo sempre coi cavalli, sempre più potenti, sempre troppo oltre. E per sfruttare questa cosa qui noi dobbiamo tirare sulla moto, perché finché non tiriamo sulla moto, anche se noi diamo il gas, ma col traction e tutto quanto, comunque non andiamo avanti. Quindi finché non la tiriamo su, la moto non va. E se non va, non sfruttiamo i cavalli. Quindi ormai anche col 600 non si usa più farla scorrere tanto in curva, si usa arrivare, fermarla bene, girarla per uscire forte. Sì. Ok, grazie mille, grazie, vado a cambiarmi e ci vediamo dopo. A dopo, ciao. Anche l'ultimo turno con Davide è andato, lui dice un po' meglio, adesso lo vedremo dai filmati, e adesso bisogna cercare di mettere insieme tutti gli insegnamenti della giornata all'interno del pareggiamento, dove Davide non c'è più, quindi bisogna imparare a fare le cose da soli e a camminare con le proprie gambe.
Allora, giornata conclusa e considerazioni. Corso molto utile. Che cos'è che mi porto a casa? Un consiglio che sembra straordinariamente facile e banale, ma che io non faccio mai, e cioè quello di aspettare. Ho scoperto che se aspetto, se non ho fretta di dare gas, tendenzialmente miglioro, fatico meno e sono anche più in sicurezza. Il pareggiamento è stato un po' una sofferenza, ero molto stanco, ma come vi ho raccontato probabilmente su Instagram negli scorsi giorni, se avete seguito il canale, non mi sono allenato per circa un mese, quindi questo ovviamente si è fatto sentire. Per il video di oggi è tutto, non escludo di fare qualche clip di un minuto con dei consigli estratti da quello che mi ha dato oggi Davide, quindi continuate a seguire sia il canale YouTube che il canale Instagram. Se non l'avete ancora fatto sul canale YouTube, per favore iscrivetevi, lasciatemi un bel pollicione verso l'alto se avete trascorso un po' di tempo piacevole in mia compagnia e attivate la campanella per le notifiche. Direi che ci vediamo la settimana prossima con un nuovo video. Ciao Riders!